A me piace tua moglie. Lo so che ti sto sopra il cazzo. Ma tua moglie mi fa impazzire, sì lo devo dire, è una grandissima porca. La penso ogni notte, ma perché non la lasci? Mi perdoni signor, come cazzo si chiama? Attento come parli, grande pirla. Pelato. Ho più peli io in testa che tua madre sulla figa. Ok ragazzi, abbiamo iniziato con il pisello sbagliato. Allora si può sapere che ci fa? Vaffanculo. Tu testa di cazzo, in 7 miliardi di persone al mondo dovevi prendere mia moglie. Perché hai qualche problema? Ehi, a me piace tuo padre e stanne certo che me lo piglio a tutti i costi. Non ho capito un cazzo. Blackburn, ti dichiaro in arresto per aver sposato l'uomo e la donna dei nostri sogni. Non hai diritto a un cazzo. Buonasera Blackburn. Prego mi segua, la porterò sulla sua cella. Soldato apra la cella 666. Ricevuto. Mi dispiace Black, che sei capitato ora in prigione, sappi che quella prigione è la peggiore fra le tutte. Dentro dicono che sia maledetta. Dicono che la notte ci sia un diavolo inculatore. Molte urla si sono sentite dentro la cella. Io non so se è vero sta cosa, ma di sicuro per quelle persone urlare così forte vorrebbe dire che questo inculator dovrebbe avere una minchia enorme. Questo spiega perché si chiama 666. Certo che però tu ne metti di sicurezza alle persone. Scusa tanto Black. Io dico soltanto la verità. Ma come mai in prigione? Sei stato sempre una persona onesta. Boh, vallo a dire all'FBI che secondo loro ho rubato una donna e un uomo che dovevano essere loro mariti e moglie. Ma che cazzo di legge è? Come facevo a sapere il futuro io? Mi dispiace Black, sei finito in un brutto pasticcio della minchia. Ah, dimenticavo, stai andando nel carcere di massima sicurezza, l'hai presente Alcatraz? Sì. Ecco, è decisamente come quello e per poterlo raggiungere bisogna volare con un jet. Go. Certo che stiamo andando un po' oltre per una cazzata come questa. Mi dispiace Black. Comunque mettiti questo casco e condoglianze. Cosa? Perché condoglianze? Perché non esiste nessuna galera in cui andrai, il governo ha detto che sei troppo pericoloso per le famiglie in futuro e quindi hanno optato per ucciderti insieme a me. Meglio di così, non poteva andare. Che palle.